Due sciatori sono stati travolti durante un fuoripista a Roccaraso da una slavina che si è staccata da un costone in località Valle Verde del Monte Aremogna. Uno dei due è stato estratto quasi subito dai soccorritori addetti agli impianti di risalita, sciatori della Polizia di Stato, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso in servizio sulle piste, mentre l'altro sarebbe rimasto sepolto sotto la neve una decina di minuti prima di essere raggiunto. Le sue condizioni sono apparse inizialmente critiche. Nel frattempo, un elicottero del 118, partito dall'Aquila con i cinque componenti d'equipaggio, è arrivato sul posto con il medico del soccorso alpino. Lo sciatore è stato rianimato, stabilizzato e trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. È stata quindi sfiorata la tragedia grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Ora il secondo sciatore, quello rimasto sepolto sotto la neve, resta in osservazione al nosocomio aquilano.